con il filo bus. Saliamo, ora allora, soltanto per c'è un punto stanco. Ah, ok. Deve essere anche 1000 foto. Buongiorno, buongiorno, siamo tornati. Ve l'avevamo detto. Tra un po' c'è la conferenza stampa. Lo pensa il dottor Faustino, di Faustino, di Faustino. Ah, guarda, il sindaco, se vogliamo vedere i filobus andiamo su questi qui, sono aperti. Che sono già aperti, e questi su questa abbiamo come tutti i locali oggettivi a salire. Buongiorno, sono Salvini, sono l'amministratore di Roma Metropolitana. Saliamo a bordo e basta. Però vedi che bravi, salgono tutti davanti. Vieni, saliamo. Prego. Apriamo anche le porte, apriamo le porte, grazie, così almeno possiamo garantire ancora più bene. Oh, ecco. Facciamo passare anche, ecco. Benissimo, la raggiungo. Allora, niente, oggi abbiamo l'utilizzo di una prima parte di questi veicoli che erano stati acquistati, credo che sia risaputo, per i corridoi della Laurentina, non ancora completati, e quindi in un'ottica di maggior impegno del comune, di ATAC, di tutti sostanzialmente, all'utilizzo del maggior numero possibile di veicoli, abbiamo avviato oggi l'utilizzo sulle linee 60 e 90, quindi sostanzialmente sulla lungo l'attuale filovia, e in attesa del completamento degli altri corridoi. Tutto è stato fatto, diciamo, compatibilmente con le infrastrutture attualmente esistenti, quindi senza al momento investire nulla in termini di, appunto, infrastrutturali, quindi anche economici, e niente, vediamo come andrà. E al momento nei giorni feriali impiegheremo 15 di questi veicoli e stiamo mettendo in moto, insomma, una macchina che ovviamente, diciamo, nuova, visto che anche il deposito è completamente nuovo. Non so se poi vogliamo avvicinarci anche per prendere visione di quel lato del nuovo sistema che è stato messo in piedi. Bene, avviciniamoci. Andiamo a fare la conferenza stampa. Usciamo, spero, momento, con meno difficoltà di quelle che abbiamo incontrato per salire. Ruotano con quelli fermi, cioè in modo che si muovano tutti. Tutto sono 45. Buongiorno. Se vogliamo vedere il deposito, andiamo di là. Grazie.
piano piano direi che possiamo rimettere in moto tanti piccoli meccanismi inceppati, chiamiamoli così. Sì. No? Un passello alla volta. Tante, noi nell'azienda ci crediamo, noi di più, sicuramente di sì, quindi è un impegno reciproco da parte nostra e da parte vostra per fare tutti gli sforzi possibili. Il percorso è lungo, poteva sembrare anche a noi più breve, invece è un percorso lungo che però abbiamo avviato, quindi quanto più lavoriamo insieme sono sicuro che andremo a pensare. Tempo c'è, quindi. Ho tantissimo, però. Diciamo che i cittadini chiedono risposte, quindi dobbiamo tutti insieme, ecco, metterci il massimo impegno, perché tutti i romani stanno aspettando da tempo. Insomma, però mi sembra che siamo insomma sulla strada giusta. Lavoriamo. Sì, infatti. Però se l'azienda c'è una linea da seguire, ora la seguo. Sì. Grazie. No, ma ci mancherebbe, grazie. Siamo qui apposta. Beh, facciamo un po' di spazio, poi arriviamo, perché sennò c'è sembra. La competenza, la voglia di portare la TAC su rispetto alla qualità del servizio che abbiamo dato finora. Ci sta forte, ecco, in officina, ma taglio di tra tutti. Se c'è l'impulso, la spinta è. Diciamo adesso manca, stiamo lavorando molto. Sì, ma adesso passare un po' di continuità. Purtroppo nel tempo stava un po' depredata, diciamolo, possiamo usare questa parola un po' forte. Bisogna un po' rimettere le cose a posto. L'impulso. Già non vederli più. Se c'era gli ultimi giorni era un ciclo, perché il movimento, le strade, la posta, li lava lì, stira lì, i tecnici, i priste. Saranno contenti di avere degli autobus lavati e stirati. No, comunque so che già sono usciti questa mattina, sì, 12 e 4 completano il pomeriggio. Diciamo che quello che dicevo prima delle infrastrutture, il problema è legato al numero massimo di veicoli che possono circolare, perché diciamo, gli impianti che erogano corrente sono dimensionati per solo 90, quindi abbiamo cercato di incastrare i treni in maniera tale che non venisse banalizzato, assorbita troppa corrente, quindi sostanzialmente abbiamo trovato il giusto compromesso tra l'utilizzo dei veicoli e il non dover intervenire sulle infrastrutture. E questo ci ha consentito di mettere in campo. Cioè noi abbiamo iniziato a fare un piccolo giro su un autobus e adesso stiamo diretto qui. Quindi facciamo un altro giro. Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bentornata. Come sta? Grazie. Andiamo nella nuova officina, quella nuova? Sì, quella di Filopus. Sì.
Faccio spazio. Dentro quella nuova non c'è problema, possiamo entrare, dentro quella vecchia diventa un manicomio. No, allora non può. Va bene, certo, per carità, però senza tutto questo problema. Federico lavora dietro le quinte, è una grossa mano. Federico, dicevamo che vogliamo quella nuova e poi vogliono ovviamente che andare con la vecchia. Grazie. Ecco. Grazie. Andiamo, grazie. No, no, figurati. Avevo capito che. Andiamo, grazie. Andiamo. Non ce la facciamo. Andiamo. Tardi che mai, proseguiamo. Abbiamo recuperato questo sprezzo, e speriamo di continuare. Assolutamente. Per quale motivo? Andiamo, faremo la conferenza stampa e dopo andiamo a facciamo una visita, grazie. Abbiamo sistemato anche la parte contrattuale con Nati. Buongiorno, scusate il ritardo, ma abbiamo ripreso in mano un po' tutto, quindi quello che era bloccato, per cui adesso proseguiamo anche col corridoio, quindi col discorso della rampa. Per i primi mesi del 18 riusciamo a chiuderlo, perché purtroppo c'erano delle centralità, quindi anche degli elementi che non dipendevano da noi, quindi da altre ditte private. Però insomma adesso abbiamo trovato una quadra, quindi insomma, andiamo a chiusura, con tutte queste opere lasciate a metà dobbiamo chiudere. Quindi diciamo che durante l'anno prossimo noi abbiamo una linea già funzionante. Sì, assolutamente, tutto il corridoio sarà funzionante. Abbiamo parlato anche con l'azienda costruttrice, comunque il danno cari di elettricità, quindi si tratta di chiudere soltanto con la rampa e con un sottopasso che è sulla Trentina. La rampa sarebbe questa no, al momento mozzata, ecco, a metà. Insomma, ci siamo quasi. Allora, questa è l'officina nuova che l'altra volta abbiamo passato, che era vuota. Sì, adesso è attiva, no? Adesso è attiva. Abbiamo portato anche gli operai del filobus che lavoravano a Montesacro per dare supporto in attesa che parta Lati, questo periodo ponte per fare la manutenzione. I due operai che sono qui sono quelli che si sono occupati del ripristino dei mezzi. Magari se li aiutate vi fa piacere che hanno fatto un grande lavoro. Stamattina siamo qui dalle 4. Sono una decina di giorni. Dicevo prima la sindaca personale, ma tutti siamo
contenti della spinta del Sprone a migliorare e portare il servizio in auge. È bello vedere, era impacchettata la volta scorsa, sì, sì. Era buona, era buona, veniva utilizzata col magazzino. Quindi adesso serve un magazzino? Sì. Serve un bravo. Serve un magazzino. Intanto questo, ecco, era tutto perfettamente nuovo, può essere utilizzato. In facciamo una foto vicino all'autobus. No, cioè, facciamo. Prego, prego, assessore. Enrico, allora, allargatevi, grazie. Grazie. Altre cose. Sì, tutti possono fare una foto. Avanti. Tutti un passo indietro. No, vabbè. Il pallone glielo porta. Si capisce che un altro. Ma c'è la miseria da noi. Andiamo. Grazie. Grazie. Da domani, da domani. Da domani. Facciamo di riposare un po'. Andiamo, dai, dai, bene, andiamo. Bene. Da quella parte, da quella parte, dietro la transenna, da quella parte, da quella parte. Tra i più nuovi, cui parte le serie Roma, però sono quelli che camminano più di tutti, perché comunque sia, andando da qui stanno quasi tutti in centro, stanno, no, passiamo di là, passiamo di là, di là che c'è, se c'è più comodo per entrare, un po' più di manutenzione, un po' più di go, tanto oggi non ce la mettiamo di là. Perché qualcuno che non dice che non faccia il lavoro, siamo lì attorno a amore, anche per gli investimenti, è stata elevata per mantenerlo.
sul fondo finanziario. Sì, anche oggi ho portato una cosina sui fili, un bus. Diciamo che ci dà una grande mano. Appassionato di volontà. Studente ingegneria civile, quindi appassionato fin da quando ero così. Eri mai venuto a visitare questo posto? Torpagnotta nel particolare no, perché comunque io sono più appassionato di ferrovie metropolitane, però è sempre, anche se come dire il gommato non mi appassiona così tanto, attenzione, comunque è sempre bello vedere questi impianti. Qui stiamo lavorando per l'aria condizionata. Ah, grazie. Siamo a metà dell'opera. La protezione preventiva sul parco in maggio, seconda metà di maggio. È un obiettivo che si chiama sempre quello, diciamo, con la ferrovia in campo. Ovviamente questo lavoro che loro stanno facendo adesso sugli autobus a metano, sì, autobus a metano. Dobbiamo fare su tutti, con una certa, con un certo anticipo questo, per evitare, no, quello che accadeva sempre negli anni scorsi, che d'estate ci si accorgeva e faceva caldo e quindi dovevamo correre ai ripari per l'aria condizionata e non c'era tempo. Noi partiamo un po' in anticipo, lo sappiamo che farà caldo a giugno-luglio, quindi già stiamo lavorando sull'aria condizionata. Che già fa caldo adesso. Sì. Però sì sì. No, quindi anche in questo sembra una sciocchezza, però anche questo dà l'idea di come una semplice programmazione su questi interventi possa poi cambiare e migliorare la vita tanto degli autisti quanto dei cittadini, degli utenti. Vi faccio vedere quelli che lavorano sulla condizione, se non va bene poi. Simone, adesso vieni qua. Ale, vieni. Stavo parlando dell'aria condizionata, loro che fanno la promozione nel piano. Bene. E sono bravissimi e molto esperti. Dico tante volte, ci areniamo perché ho flusso di alcuni ricambi blocca il lavoro. Negli ultimi anni abbiamo lavorato tante volte, cioè con i ricambi appena dell'anno prima, cioè pensiamo a febbraio perché il materiale arrivava a settembre, quando la stagione era già finita. Quindi quest'anno siamo partiti meglio, c'è stata più programmazione, stiamo. Materiale, anche su quel materiale della ricondizionata. Qualcosina manca, però siamo riusciti a. Poi certo la prova del 9 l'avremo esercizio, perché sono vecchi, i tubi dell'aria condizionata sono vecchi, potrebbero cedere, non potrebbero cedere, perché fare un lavoro pedissico su tutta la macchina proprio di risanamento sarebbe onerosissimo in termini di costi, ma anche di tempo, e la flotta è grande. Noi dobbiamo adesso fare il meglio con quello che abbiamo e poi piano piano stiamo facendo investimenti per acquistare nuovi mezzi, però adesso dobbiamo cucinare quegli ingredienti che abbiamo, no? Si difendono, no? I loro problemi. Lo so. Vicino sono 2,56, tutto metallo. Tutto il metano è qui? Tutto il metano sta a Tolsa qui. Sulle difettosità più. Questo è proprio solo metano là. Questo è solo metano là. Il deposito è solo metano. La preventiva la stiamo facendo tutto. Questo è un bel risultato. Ovviamente dobbiamo rifare questo anche sugli autobus, non a metano. So, però direi che ecco, già qui possiamo rassicurare i cittadini probabilmente che a luglio insomma, non dovrebbe far caldo sugli autobus, non dovrebbero rimanere in officina perché non c'è l'aria condizionata, quindi gli autobus ci saranno freschi, raffreddati, come dire, rinfrescati, utilizzabili che è la cosa che soprattutto più fa male, no? Quando si dice si leggono gli ordini di servizio, l'autobus non esce perché non c'è l'aria condizionata. Carica, tutto rotto, questo il cittadino non può subirlo anche quest'anno le cose cercheremo di farle andare in maniera diciamo con l'impianto soggetto.
porta qua su tanti altri, ovviamente aumentando l'età dell'autobus, l'incidenza di qua sono già stato lì. Pure le buche però rompono. Le buche non aiutano perché ovviamente tutto l'impianto sta riparando. Tutte le serie mi arriva il boss, Magliana vecchia, Magliana nuova, Appia nuova, anche vecchia. Andiamo in conferenza. Sì, ancora, c'è un programma. Piano piano. Bene. Grazie. Tutto contribuisce. Purtroppo il 90% dell'impianto sta sul tetto, quindi vibrazioni, radiatori, condensatori sono soggetti a rottura per le vibrazioni. Quindi ciò che funziona adesso bisogna metterlo alla prova quando vanno in servizio e si accenderanno. Però diciamo, quando esce dall'officina la macchina è provata, è tutta quanta collaudata e funzionante, quindi non è che esce e basta. Come ci dicono tante persone. Se no non esce, deve essere riparata, a meno che non arriva in servizio con un guasto che non c'è un ricambio, poi viene richiamata e viene sistemata. Ci dirigiamo verso binari dove ricoverano tutti i tram sul lato, come dire, verso fuori, verso l'esterno. E questo qua è l'ultimo filo bus della vecchia rete romana. Che risale al 1900. È iniziata con gli anni 30, togliendo i tram dal centro, poi misero i filobus per evitare di inquinare, poi nel 72 ha chiuso. E quindi oggi abbiamo la nuova rete filoviaria, però c'è questa vettura che è l'ultima rimasta. Sì, è preservata. È da preservare, perché pure quella si pensava di fare e poi non si è fatto nulla, come purtroppo capita troppo spesso. Sì. Questo qua? Ah, questa? Se vuoi aspetta. Diciamo che sulla rete attuale c'è il problema grave degli elevati costi d'esercizio. Anche oggi, dovendo mettere inevitabilmente in servizio questi filobus, comunque si affrontano dei costi notevoli che, utilizzando degli autobus normali, per assurdo sarebbero abbattuti. Però è ovvio che il contesto era quello che vi siete trovati. Diciamo che ora c'è da fare una grande opera di ricucitura, perché abbiamo una linea nord che è incompleta, una linea sud che si sta costruendo, sono due reti separate in Repubblica Ceca. Si sono tenuti fin troppo bene. Quindi abbiamo due linee separate che non fanno rete, e però i sistemi impianti proprio separati, EUR e non EUR. Ah, ok, sì, cioè EUR quando sarà, ok. Quando sarà, ovvio. Quando sarà fatta una linea che io dico che una linea di congiunzione che potrebbe essere, a parte completare la filoviarizzazione del 90, 714. Infatti EUR e termini collegati dal tutto.
7 e 14 aprile. Qui davanti c'è un altro marco. Ok, sì sì, certo. No. Tutti gli altri dietro la transenna con i giornalisti, tranne per fare la foto pulita del sindaco, l'assessore, fantasia davanti agli occhi. Ok, certo. Sì. Io scusate, appoggio tutta sta roba. Spostiamoci da qui. No, la foto che viene, che c'è la foto dentro con la roba. Tutti gli altri dietro, cortesia. Bisogna togliersi tutti, cortesemente. Lasciate soltanto... Ci siete? Stefano e... Esatto, scusate, soltanto la foto pulita, sindaco, assessore... Come vi sente? Anche di qui da me, grazie! Guardati là! Bene, grazie! Ok! Che me l'avete pulitato! Porca puttana, dove stavo a dire, cazzo! Passate il microfono per favore. Allora, buongiorno. Grazie a tutti di essere qui. Oggi torniamo a distanza di circa un mese da quando siamo venuti a fare insieme a voi il primo sopralluogo nel deposito di Torpagnotta. Avevamo preso un impegno ben preciso, che era quello di rimettere su strada una parte dei filobus che l'amministrazione capitolina negli anni precedenti aveva comprato spendendo vari milioni e aveva lasciato abbandonati qui in deposito.
E dicevo, a distanza di circa un mese siamo qui e possiamo annunciare che questa mattina 15 sono su strada, circolano, sono stati messi in esercizio, abbiamo iniziato a rimettere in moto una macchina, posso dire, anzi varie macchine che servivano alla città. Quindi piano piano, come dire, un passo alla volta, stiamo cercando di ripristinare un servizio, di risistemare tante storture che nel tempo si sono prodotte e che nessuno aveva mai pensato invece di aggiustare. Ecco, probabilmente in un momento difficile come questo, difficile anche dell'azienda, perché sappiamo bene, insomma, quante difficoltà abbia passato, sappiamo bene come sia stata in parte depredata, permettetemi di utilizzare questa parola forte, negli anni passati. Ecco, in un momento così difficile bisogna anche far tesoro di quello che si ha, bisogna, come si dice, cucinare con gli ingredienti che ci sono. Questi filobus sono stati comprati nel tempo, giacevano qui abbandonati e stiamo iniziando a rimetterli in funzione, perché quello che serve è far sì che questa azienda possa erogare il servizio, che è sostanzialmente la sua funzione, e per farlo deve utilizzare al meglio tutte le strutture, tutti i veicoli e tutto ciò che ha. Devo dire che questa amministrazione si è impegnata da subito e abbiamo un amministratore che sta, come dire, spingendo molto in questa direzione, e tutti i dipendenti, gli operai ci stanno aiutando. Insomma, mi sembra un bel lavoro corale, un bel lavoro di squadra, e piano piano possiamo rimettere in funzione anche questa azienda per migliorare il servizio, quindi aiutare i cittadini a spostarsi con dei mezzi pubblici efficienti, con dei mezzi pubblici che funzionano, con tanti mezzi pubblici, e possiamo aiutare anche gli autisti a migliorare le loro condizioni di guida, che sono fondamentali. Quindi ci stiamo, come dire, stiamo lavorando su tutti i fronti. Ringrazio tutti quelli che si sono spesi e che hanno veramente lavorato tanto sino ad oggi. Passo la parola all'assessore, che potrà darvi informazioni tecniche più dettagliate. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Direi che questa giornata di oggi è una giornata importante, importante sotto diversi punti di vista. Innanzitutto perché degli autobus sono in circolazione, no? Autobus nuovi di zecca sono in circolazione in città e vanno a servire un quadrante molto popolato che ci ha richiesto nel corso di questi mesi un servizio migliore. Quindi parlo del quadrante Nomentano, Tufello, insomma Talenti grosso modo. Quindi in questo modo stiamo andando a incrementare il servizio, perché con autobus nuovi più capienti, liberando vetture che possiamo poi ridistribuire su tutte le altre linee della città, e quindi rispondendo a una promessa che abbiamo fatto ai cittadini nel corso di questi mesi. Abbiamo detto garantiamo che vorremmo rilanciare il servizio pubblico, vi garantiamo che potremo recuperare anche da quello che abbiamo, quindi eliminando i famosi sprechi. Abbiamo preso un impegno serio in questo senso con tutte le nostre aziende e anche con il servizio di trasporto pubblico. Rilanceremo le nostre aziende, rilanceremo anche grazie all'efficientamento di tutte le attività, quindi all'eliminazione degli sprechi. Ecco, degli autobus lasciati qui per 2-3 anni, pagati dai cittadini circa 25 milioni di euro e inutilizzati, era veramente una vergogna, era uno spreco, uno scandalo. Quindi in questo siamo molto, molto contenti. L'altro punto importante è che siamo riusciti a portare a termine questa operazione perché siamo andati a eliminare anche gli sprechi e le opere pubbliche che di fatto abbiamo ancora incomplete qui in città a causa di appalti costruiti male, comunque gestiti male nel corso del tempo. Vi spiego, questi filobus facevano parte di una gara d'appalto che prevedeva e prevede tuttora la realizzazione di 2 corridoi filoviari. Il primo è quello che arriva da Eur qui a Torpagnotte, di cui vedete ancora una parte incompiuta. È proprio questo ponte più qui che in qualche modo non è ancora stato completato. E poi abbiamo il secondo corridoio, che è quello che dovrà collegare più o meno la zona Eur con Tor de Cenci, il cui tracciato è in corso, diciamo, praticamente è stato determinato. Che cosa è successo negli anni? Parliamo di un appalto durato circa una decina d'anni. Un appalto che ha previsto appunto la realizzazione di 2 opere, 2 corridoi e l'acquisto di questi bus. Bus sui quali purtroppo si sono aperte anche delle inchieste, abbiamo delle presunte tangenti che sono state pagate per l'acquisto di questi bus. Quindi diciamo che l'emblema forte di questa giornata sta anche nel dire: vogliamo recuperare
quello che c'era, vogliamo porre legalità a quello che nel tempo è stato gestito in maniera opaca e vogliamo dare un servizio serio alla città. Quindi incrementiamo il trasporto pubblico, mettiamo un fine alle opere attualmente incomplete che non vogliamo però essere incompiute, diamo un servizio nuovo alla città. Quindi io credo che questa giornata, ripeto, sia fondamentale sia per il trasporto pubblico locale, ma sia anche come simbolo di questa amministrazione. Stiamo lavorando su quello che abbiamo trovato. Quello che abbiamo trovato sono situazioni spesso complicate, sedimentate nel corso del tempo. Ebbene, stiamo agendo anche su questo. L'amministrazione Raggi fa anche questo. Quindi mi auguro che con questa giornata si possa tracciare l'inizio di una nuova epoca vera e propria, anche per quanto riguarda le opere infrastrutturali che abbiamo in questa città, al di là del trasporto pubblico locale. E colgo quindi l'occasione anche per ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questa giornata per la città, e quindi ringrazio l'amministratore unico di Roma Metropolitana, l'ingegner Cialdini, che ha avuto un ruolo molto molto importante nel portare a termine questo percorso, quindi di recupero sia dei filobus ma anche di riattivazione dei lavori per il completamento di questo corridoio filoviario. Vi ricordo che abbiamo più volte incontrato anche l'ATI, che si è occupata di questo appalto, per cercare di porre media a tutti gli errori fatti nel passato. Ringrazio anche ATAC, l'ingegner Manuel Fantasia, per l'impegno comunque mostrato in questi mesi per questa situazione, che tutti sapevate com'era il servizio pubblico a luglio, un servizio molto molto carente. Adesso è chiaro, la strada da fare è ancora tanta, però indubbiamente abbiamo già raggiunto dei risultati e mano a mano saranno visibili sulla città. Ringrazio anche tutti quelli che hanno lavorato con questa amministrazione. Spero che, ripeto, la giornata di oggi sia proprio il simbolo di questa amministrazione, dell'amministrazione Raggi, dell'amministrazione a 5 Stelle. Grazie. Buongiorno a tutti. Ho apprezzato molto una frase della sindaca. Bisogna imparare a portare a tavola il pranzo, la cena, con quel che si ha in dispensa. Nella dispensa abbiamo trovato anche questi filobus, e sui filobus non mi dilungo. Invece vorrei dirvi di un'altra tendenza che stiamo imparando a usare. Non so chi di voi segue questi programmi televisivi nei quali oggi i grandi chef puntano a rivalutare la cucina basata sugli scarti. Ebbene, la prossima iniziativa per rimettere in circolazione vetture e quindi aumentare e migliorare il servizio pubblico sarà quella del revamping totale di 60 autobus elettrici che sono stati portati ad uno stato tale dalle gestioni precedenti da essere poi considerati come avanzi, rifiuti, cose da buttare nell'immondizia. Invece, avendo imparato anche da Chef Cracco che si possono usare gli avanzi per fare buona cucina, noi da questi 60 autobus elettrici trarremo autobus nuovi e li utilizzeremo per potenziare il servizio. Inoltre, nei prossimi mesi e con un programma che punta alla conclusione delle attività da qui a un anno circa, porteremo in ATAC nuovi autobus, alcuni per i quali sono stati già stanziati i finanziamenti dall'attuale amministrazione, quindi stanziamenti già presenti in bilancio, altri per i quali ATAC procederà all'acquisto in autofinanziamento, altri per i quali ci auguriamo di riuscire ad intercettare i fondi che attraverso il Ministero dell'Infrastruttura e attraverso la Regione Lazio questa volta speriamo non siano dedicati esclusivamente a tutti tranne che ad ATAC. Ci sono anche autobus in pronta consegna previsti per il mese di giugno, e quindi ATAC, grazie anche al supporto dell'amministrazione, ha
in piano un programma molto impegnativo di potenziamento del servizio attraverso l'acquisizione di autobus nuovi, ma in attesa di questo, come abbiamo detto, intanto abbiamo ripristinato anche da un punto di vista di legalità e non soltanto di efficacia e di efficienza per il servizio l'utilizzo di questi filobus. Intanto procederemo alla cucina con gli scarti e poi a metà del prossimo anno avremo un potenziamento, un efficientamento del servizio che sarà reso grazie allo sforzo congiunto di ATAC e dell'amministrazione per portare a un rinnovamento della flotta importante che vedrà un volume complessivo di circa 500 nuovi pullman. Grazie. Ma io voglio dire solo poche parole. È stato citato giustamente l'ATAC, è stata citata Roma Metropolitane, consentitemi di citare anche il Dipartimento della Mobilità, perché questa giornata era stata resa possibile da un accordo firmato a tre, cioè firmato non solo da ATAC e da Roma Metropolitane, ma firmato anche dalla struttura dell'assessorato, e questo è molto importante perché si può andare avanti solo se le strutture collaborano insieme e sono coordinate, e quindi dobbiamo rendere grazie anche all'assessore Meleo che ha effettivamente fatto questa azione di coinvolgimento di tutte le strutture dedicate alla mobilità nel Comune di Roma, che negli anni scorsi hanno viaggiato separatamente e che invece devono viaggiare insieme, perché solo insieme si può concorrere a migliorare la mobilità nel Comune di Roma. Ecco, questa è una giornata importante soprattutto per questo. E penso che ce ne saranno altre di giornate importanti nel prossimo periodo, proprio perché è dall'azione congiunta che si può andare avanti. Grazie. Buongiorno a tutti. Io sono particolarmente emozionato stamattina e profondamente orgoglioso della mia città, delle aziende e di questa amministrazione. Perché dietro i filobus che vediamo stamattina percorrere le strade della città c'è la forza di volontà, c'è la determinazione di un'azienda come ATAC che vuole, che si sta risollevando non senza difficoltà, ma che sta andando avanti e che ha avuto la forza di riprendersi. C'è la forza di volontà di questa amministrazione che appunto è arrivata in questa città con mille situazioni complicate, con mille situazioni difficili, perché non vi sto qui a raccontare le riunioni lunghe, infinite, gli sforzi che abbiamo fatto tutti, questa amministrazione, i nostri collaboratori, per mettere in strada questi filobus, perché può sembrare un'operazione semplice, cioè metti in moto e esci da questo deposito. In realtà è un'operazione molto più complessa, perché appunto c'è anche una burocrazia che molto spesso va appunto diciamo così governata. Dietro questi filobus c'è anche la forza di volontà, le arrabbiature tra virgolette di tutti i cittadini romani che giustamente pretendono un servizio, un trasporto pubblico che funzioni, che giustamente ci scrivono, ci sollecitano ogni giorno e spesso ci danno anche la forza a noi poi per andare avanti con ancora maggiore determinazione. Perché il trasporto pubblico è un diritto fondamentale di ogni cittadino. Attraverso la qualità del servizio del trasporto pubblico si misura la qualità di una capitale europea. E questo è il nostro sforzo, insomma, portare la città di Roma a dei livelli, a degli standard che siano gli stessi delle altre città, perché ce li meritiamo, perché non abbiamo nulla di meno delle altre città. E questo è il percorso che abbiamo intrapreso, un percorso difficile, un percorso non facile, un percorso pieno di ostacoli, ma è un percorso che è stato intrapreso. Io per la prima volta, veramente, lo vedo da cittadino, da utente, è stata invertita una tendenza che c'era in passato. Questi filobus erano fermi, l'abbiamo detto prima, in un'altra città da anni, erano fermi qui da un anno, e in passato magari le forze politiche li avrebbero lasciati abbandonati a marcire a se stessi. Noi abbiamo detto no, c'è un bene, dobbiamo utilizzarlo, dobbiamo valorizzarlo, perché questo serve alla nostra città. Quindi ecco, è importante, lancio anche quasi un appello a tutti, ad avere un po' di pazienza, a stringere i denti, ma i risultati, come vedete, stanno arrivando e nei prossimi mesi veramente
ne arriveranno ancora di più. Stiamo gettando le basi ogni giorno per ridisegnare questa città e mettere al centro il trasporto pubblico. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Dario De Innocenti, sono il presidente del nono municipio. Ringrazio della presenza, della visita la nostra sindaca, l'assessore e le autorità che ci hanno dato la possibilità di oggi focalizzare l'attenzione sul famoso corridoio della mobilità. Qualche cosa, una struttura che i nostri cittadini aspettano da tanti anni. Io ogni volta che li incontro la domanda sul corridoio della mobilità c'è sempre. E ora credo che potremo cominciare a dare delle risposte positive, potremmo cominciare a dire che fra qualche mese probabilmente riusciremo a inaugurare terminare i lavori e quindi cominciare a far circolare i mezzi, oltre che tenere l'efficienza qui, anche farli circolare sulla strada che vedete alle vostre spalle. Io volevo fare un'ultima osservazione da tecnico. Non è banale il fatto che noi ci siamo preoccupati, l'amministrazione si è preoccupata di smuovere questa macchina, come abbiamo detto, ma questi autobus erano fermi da anni e l'amministrazione, l'ATAC, si sta preoccupando di efficientarli, cioè di rimetterli in funzione, di utilizzarli a rotazione, facendo in modo che non si deteriorino, perché il guaio di questi mezzi è che passando un certo tempo possono andare incontro a grosse spese per rimetterli in funzione. Sono state cambiate le batterie, sono state cambiate le gomme, ci sono le centraline che sono andate fuori fase, quindi hanno fatto un grosso lavoro per renderli efficienti e li faranno ruotare adesso che andranno su strada, in modo tale che potremmo avere questi mezzi sempre in efficienza. Grazie. Allora, a conclusione, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Ancora una parola, spesso ci accusano di essere immobili. Ecco, non è vero, non siamo assolutamente immobili. Noi stiamo lavorando tantissimo, talvolta in maniera poco visibile, perché come vi hanno spiegato, spesso il lavoro consiste nel mettere insieme più strutture, aziende, persone che sino a ieri non si parlavano e andavano ciascuna per la propria strada. Spesso tanto l'assessore quanto il presidente mi hanno riferito che per effettuare cose molto semplici, come il disegno di una corsia preferenziale, si passano intere giornate e le parole testuali sono state neanche fosse lo sbarco in Normandia. Allora noi ci stiamo impegnando tanto, dobbiamo anche semplificare un po' tanti passaggi che probabilmente nel tempo si sono un po' irrigiditi o sono stati volutamente, chissà, complicati. Stiamo lavorando tanto, dicevo, anche se non si vede sempre, però poi piano piano qualche risultato arriva. Non abbiamo la bacchetta magica, lo abbiamo sempre detto, però non ci siamo fermati un solo giorno. Questo voglio che sia chiaro, non ci siamo fermati un solo giorno, non abbiamo mai mollato e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Oggi ci sono 15 autobus che escono, l'amministratore ha dato un'anticipazione su questi 60 minibus che stiamo cercando di rimettere in funzione, ovviamente dopo un'operazione di revamping, quindi di restauro anche profondo. Insomma, questa amministrazione c'è e sta cercando in tutti i modi di lavorare velocemente per far ripartire una città e per far ripartire un servizio che serve a tutti. Quindi dateci fiducia, dateci tempo, perché noi stiamo lavorando per Roma e per i romani. Grazie. Domande si possono fare? Facciamo partire degli altri. Adesso sto cercando di prendere una parola.
dall'altro lato, grazie. Spesso loro mi dicono, ma anche per fare una cosa banale. Dietro le transenne, grazie. Sembra. Non lo ripeto, dietro le transenne, dobbiamo, grazie. Dobbiamo combattere contro anche tante lungaggini. Certo, questa è una cosa molto importante, però è anche importante il fatto della volontà delle persone. Persone che lavorano da capo in questo settore, come anche come lo fanno. Alcune forse si vogliono usare, quindi noi quello che stiamo cercando di fare è capire la presenza, cioè aiutarci a un'opera che noi riteniamo che questa sia un'opera importante. Noi progettiamo la città metropolitana, ma i corridoi non sono figli di un no, ci teniamo moltissimo, ci abbiamo sacrificato un po' di tempo. Una città si misura anche, no, per il grado di sviluppo e di efficienza dei suoi mezzi pubblici. Insomma, io vorrei entrare nel 2000, perché gli anni corrono, ma Roma è rimasta un po' indietro. Quindi, insomma, questi corridoi, entrambi i corridoi, regalerebbero parecchi minuti ai cittadini ogni giorno, per cui cumulati all'anno possono significare parecchio. Poi credo anche il fatto comunque di sviluppare e di contare, no? Una mobilità che sia in qualche modo elettrica, aiuta anche un po' dal punto di vista ambientale, quindi noi dobbiamo cercare sia questo, sia poi con le reti tranviarie da implementare, dobbiamo puntare molto su quello. Insomma, buon lavoro. Grazie. Grazie. Anche a lei. Grazie. Eccoci. Allora, per adesso vi salutiamo e vi daremo presto aggiornamenti. Seguiteci anche su questi 60 minibus, perché anche questa sarà una sfida avvincente che vogliamo vincere e nel più breve tempo possibile mettere in esercizio anche questi piccoli autobus. Grazie. Scusi, ma un programma...